Amici di SOS Arezzo TV, buonasera. Questa sera commentiamo alcune immagini che ci sono state mandate da un telespettatore che si riferiscono a quello che accade la mattina poco prima delle 8, quando i genitori portano i propri figli a scuola. Qui siamo nei pressi della scuola di Salleo e guardate un po' che cosa succede con il rispetto, meglio dire con il mancato rispetto dei sensi unici. Vedete che ci sono auto che vanno completamente contromano, vedete che c'è proprio il segno di divieto di accesso e vedete che le auto però sono tutte parcheggiate in direzione del senso vietato. Abbiamo ovviamente oscurato le targhe per evitare che si possano riconoscere gli automobilisti, dal momento che non ci interessa chi sono, ma ci interessa documentare. Avete visto le difficoltà anche di scambio per il fatto che queste auto si trovano contromano. Vedete, delle gincane devono fare le auto che stanno arrivando nella giusta direzione, perché ci sono queste auto parcheggiate completamente in contromano, controsenso, e qui l'auto se ne va tranquilla. Eccone un'altra che se ne va tranquillamente, beatamente verso il senso vietato, che è anche ben indicato come vedete dal cartello. Questa situazione, ci dice il nostro amico telespettatore, si ripete tutte le mattine. Vedete, qui c'è stato anche un altro scambio proprio con un'auto che arrivava dal senso giusto, dal senso quello corretto, proprio per la presenza di un'auto invece in direzione vietata. Insomma, tutte le mattine si ripete questa storia, probabilmente non solo qui nei pressi della scuola di Salleo, ma evidentemente anche in altre zone della città. Qui però c'è un nostro telespettatore che ha fatto una sorta di nostro inviato. Eccola qua, un'altra macchina e via, allegramente, anche con una certa velocità, ha imboccato il senso vietato con proprio nonchalance, è il caso di dire, in questo episodio. Eccone un'altra, vedete, abbiamo rallentato, anche qui senso vietato, e lì l'auto se ne va beatamente. Ma rivediamo queste auto completamente contromano. Se avete segnalazioni anche da altre zone, scriveteci, perché insomma a tutti piace insomma lasciare l'auto magari vicino alla scuola, però almeno rispettiamo le norme del codice della strada, anche per non mettere in difficoltà i genitori che invece rispettano il codice della strada. Scriveteci a redazione@arezzotv.net se avete segnalazioni di questo tipo o di altro tipo. Intanto rivediamo il Festival dei Sensi Vietati ma regolarmente percorsi.